Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere come prendere in modo facile e senza appunto perdere troppo tempo Mister Sabbio. Ovviamente per farlo ci vuole un po' di tempo, o se avete fortuna avete già tutto quanto il necessario. Ma iniziamo dalle basi. Premettiamo un attimo una cosa: l'ho voluto fare come episodio extra, comunque sia contandolo sempre come un episodio della serie, perché mi sembra giusto farlo, perché ho letto molti anche nei forum che stanno avendo moltissimi problemi a trovare questo Mister Sabbio, come si fa, come non si fa, e allora ho deciso di farci un video esplicativo. Quindi la prima cosa da fare qual è? La prima cosa da fare, secondo me, è di andare al Monte Selvoscura, qui al santuario, e mettersi a cercare in queste zone d'erba così, vedete qui. Nel gioco vengono chiamati cespugli, anche se a me personalmente sembrano più dei fili d'erba. Però dovete cercare degli yokai con il rango E proprio in mezzo a questi cespugli. Per esempio, in questo momento non sto avendo fortuna. Ecco, forse lo troviamo qui uno. Ovvero lo yokai che ci serve. Eccolo, Sabbio. Questo yokai ci serve appunto per fare Mister Sabbio. È una fusione Mister Sabbio. Eccoli qua. Una volta battuti vedremo se almeno uno di questi tre Sabbio vuole entrare in squadra. A quanto pare no, ma non è un problema perché già ce l'ho. E vi spiegherò breve perché avete visto Ovoio e Jibanyanti nella squadra. Quindi, una volta che siete riusciti a reclutare Sabbio, torniamo a Campo Fiorito. Eccoci qua a Campo Fiorito. Quindi cosa vogliamo fare? Vediamo quanti biglietti della lotteria abbiamo. Abbiamo più o meno... abbiamo ben 13 biglietti. Se non avete neanche un biglietto o ne avete pochi, secondo me servono tipo 15 biglietti in genere. Cosa facciamo per avere più biglietti? Andiamo in questa stradina, e secondo me i programmatori ci hanno pensato, perché se no non si spiega altrimenti, e cerchiamo uno yokai che si chiama Rovina Sonno. Rovina Sonno non mi è capitato, ma va bene anche Palizzomo e Marandro vanno bene. Quindi che bisogna fare? Da questi yokai bisogna cercare di prendere il biglietto della lotteria. Questi yokai, in particolare il Rovina Sonno, che è più facile con lui, ti droppa il biglietto della lotteria come oggetto. E ho Jibanyanti e Ovoio in squadra per fare in modo che, appunto, con Jibanyan io all'80% riesca a rubare uno strumento con polifurto quando attacco, e al 70-80% con Ovoio a far cadere uno strumento all'avversario. Stavolta mi è andata bene, ho preso due strumenti. Però se riuscissimo a trovare Rovina Sonno è più facile che... niente, questa volta niente, l'ho sempre trovato per il momento niente. È sempre più facile con Rovina Sonno che io riesca a prendergli il biglietto della lotteria. Ecco, polifurto, rame impronto. In genere uno pensa che magari rubiamo l'oggetto preferito dello yokai che più ama mangiare, ma non è proprio così. Se invece non vi va di perdere tempo qui e vi piace cercare gli oggetti per strada, cercate nei forzieri viola, eccolo qua, cercate nei forzieri viola gli oggetti che luccicano, dove sapete che compaiono sempre, perché dopo un tot di ore il gioco vi fa ricomparire gli scrigni viola e fa ricomparire anche gli oggetti brillanti che trovate per terra. Se sapete, se avete un punto preciso di spawn dove sapete che lì spawna il forziere viola, andateci. Andateci una volta al giorno, due volte al giorno, dipende da quanto giocate, e salvateli davanti. Se salvate davanti allo scrigno viola, potete resettarlo quante volte volete, fino a che non ricevete l'oggetto che desiderate. Io per esempio una volta così ci ho preso un'esfera sacra. Cioè, perché non mi andava di perdere tempo, ho trovato al secondo tentativo l'esfera sacra, bam, presa. Invece adesso lo stavo facendo per i biglietti della lotteria, ma non mi è andata bene. Dopo una decina di tentativi ho detto vabbè, lasciamo perdere, facciamo un altro metodo. I metodi principali sono questi: rubarlo o farlo cadere a Rovina Sonno, ma anche a Palizzomo, con Palizzomo anche mi è capitato. Oppure appunto i forzieri viola e gli oggetti luccicanti per terra. Ieri, cercando appunto i forzieri viola oppure gli oggetti luccicanti sotto le macchine, sotto i distributori di bibite,
In 20 minuti ne ho presi due. Certo, è un po' una perdita di tempo. Tipo qua, guarda, bambola d'oro, in mezzo ai rifiuti. Meglio di questo che vuoi, te la vai a vendere, ci fai un sacco di soldi. Guarda qua, biglietto lotteria. Ragazzi, meglio di questo io non potevo sperare in questa registrazione. Sta andando davvero davvero bene questa registrazione, mai successo. Cerco di arrivare a 15 biglietti e poi vi faccio vedere come spenderne il meno possibile. A questo punto io ho 14 biglietti della lotteria. Che facciamo? Andiamo qui, da nonna Edna. E vediamo un po'. C'è poca gente, ma non è un problema. Lo vedremo a breve quando sarà un problema. Andiamo su lotteria, lista premi. Vediamo un po'. Questo dovrebbe essere il primo giorno, forse è il secondo, forse mi sbaglio, ma è il secondo. Premio triangolo finale, la giacca di Mr. Sabbio. Quindi, se non avete 50 biglietti da buttare solo per prendere appunto l'ultimo premio, che è la giacca di Mr. Sabbio, fate una cosa. Fate un salvataggio preventivo. Una volta salvato il gioco, andate a casa e dormite. Fate dormi fino al mattino. Ecco fatto. A questo punto torniamo da nonna Edna. Dobbiamo controllare se effettivamente i premi se ne sono andati un po', se sono esauriti. È una cosa molto importante controllare, perché in teoria ogni 4 giorni si resetta il premio finale, ma credo che in realtà sia ogni 3. Ok, qui ancora c'è poca gente, ci sono i bambini. Ciao. Che c'erano ieri. Ma andiamo a controllare lotteria, lista premi. Vedete che già i premi sono esauriti un po'. Ce ne sono molti di meno da scartare per arrivare appunto all'ultimo premio. Quindi, cosa facciamo? Abbiamo fatto il salvataggio, ricordate, quindi non vi preoccupate se sbagliate. Torniamo appunto a casa e andiamo a dormire un altro giorno. Dormi fino al mattino. Ecco fatto. Torniamo ancora una volta da nonna Edna. E se per sbaglio avete contato male i giorni per un qualche motivo, per una distrazione, andiamo da nonna Edna e per accorgervi se all'ultimo giorno ci sarà un ragazzo con una divisa blu e marrone che vi dirà: i biglietti stanno per finire, tra poco saranno tutti qui. E nella confusione prenderò il biglietto vincente del premio triangolo finale. Eh no, caro mio, sarò io, c'è anche il vecchietto lì, insomma c'è un po' più di gente. Andiamo lotteria, lista premi e vediamo che i premi sono quasi tutti esauriti. Facciamo un conto, ci servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biglietti per vincere il premio triangolo finale. Il premio triangolo non conta come un biglietto, quindi non l'ho contato. Ce ne vogliono 15, io ne ho 14. Potrei dormire ancora qualche ora? Nonna Edna in genere chiude al tramonto, quando nel gioco appunto la lancetta arriva nella parte sottostante, ovvero quando tramonta il sole nel gioco. Quindi cosa facciamo? Andiamo a casa, facciamo la prova. Se funziona, il gioco è rotto, semplicemente. Andiamo qui, mettiamo la sveglia, dormiamo fino alle 3, perché c'è chi ha provato, ho letto, ad andare da nonna Edna per prendere un premio qualche minuto prima che chiudesse, ma gli è andata male e già il premio era cambiato e quindi non c'era più niente. A questo punto sono le 3, andiamo da nonna Edna. Non so se funziona, ma se funziona, ragazzi, davvero il gioco è rottissimo sotto questo punto, ed è un bene, ed è un bene. Andiamo qui, perché più tempo passa più i biglietti della lotteria vengono venduti. Lista premi. Attenzione, non credo abbia funzionato però. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non ha funzionato, quindi devo andarmi a procurare un altro biglietto combattendo contro gli yokai che appaiono appunto in questo vicoletto, contro Rovina Sonno in particolare, che è lui che ti dà, ripeto ancora una volta, i biglietti della lotteria, oppure cercando anche qui, che l'avete visto, prima ho trovato un biglietto. Eccolo qua, vedi?
Se poi tu anche, no, provi, vuoi, non ti capita la rovina sonno e vuoi andare sul sicuro per affrontarlo, ti metti a guardare in mezzo alla spazzatura, che poi comunque sia lo yokai cambia. Quindi magari controlli la spazzatura, esci, c'è lo yokai lì che ti aspetta. Insomma, si resetta tantissime volte il gioco, anche per le stupidaggini. Quindi fate molta attenzione. E dopo aver trovato anche il 15° biglietto che mi mancava, possiamo finalmente andare da nonna Edna e comprarci tutto quanto per far sì che riceviamo poi alla fine il premio di triangolo finale. Ricontiamo per sicurezza. Perfetto, vai, 15 biglietti. Può capitare, sia ben chiaro, che a volte ci siano meno premi da dover scartare. Quindi magari a volte può essere 7, a volte può essere 8. Però penso che 15 sia il numero massimo l'ultimo giorno per quanto riguarda i premi da scartare. Penso che più di 15 non possa essere. Ecco qua, l'ultimo biglietto, prendiamolo. E una volta che tu prendi l'ultimo biglietto, la persona che prende l'ultimo biglietto riceve anche il premio triangolo finale. Hai vinto il premio triangolo finale! È davvero un premio speciale. Ci credo che è speciale. Beh, ci sono voluti 15 biglietti, più di quello che speravo. Io speravo in 10 massimo, invece 15. Niente. Vediamo un po' un attimo i premi che ci sono in questo momento. Vedete, proprio ora, proprio puliti, nuovi. Ok, lo scettro per far evolvere Carnino in Amoroseo. Ma non ci interessa. Ora, che facciamo? Andiamo appunto al tempio di Fratello Zen. Andiamo ora quindi al tempio della retta via. Eccolo qua. E facciamo la fusione. Sì, eccola qui. Inoltre, questo yokai si può fondere anche con Mister Sabbio. Ma lo farò in un secondo momento per conto mio, dopo che ho fatto la missione che andremo appunto a vedere domani, che è quella di Imagino. Quindi fondiamo completo sabbia con Sabbio. Eccolo qua. Signor Sabbio. Signor Sabbia. Rinominare, vediamo i soprannomi. Sabbiato, Granulo, Dunio, René. Certo. Annulliamo. Non è proprio facile da prendere questo yokai, ci vuole un po' di lavoro, di perseveranza, da spenderci qualche ora se siete sfigati come me. Ci ho speso troppo tempo, sinceramente. Anche questi qui si possono fondere, questi oggetti, per fare appunto una pietra per affrontare dei dungeon molto particolari. Vediamo un po'. Chi posso fare? Posso fonderlo con lui? Fondiamo polvere, stelle, strisce con Malandro. Ah! Yo! Yo, ehi! Vediamo un po' il soprannome di sto Graffit. Tag, Graffito, giustamente. Artizio, Marco. Però è interessante scoprire yokai che non pensavo neanche ci fossero. Posso fondere la nonnina, posso fondere. Sì. Ah, Leo Fuoco addirittura. Ho nonno fame? Non ho nonno fame. Beh, la polvere stelle strisce, ci vorrei fondere la nonnina, perché lui so già chi esce. Però non l'ho mai fuso. Eccola qui. Alfornina. Perché Alfonsina Pagnotta. Ma che cosa, Pagnotta ad una vecchietta. Margaria, perché Margarita non c'entrava. No, chi è? Chia Chiara Lievita. Oddio, non ho idea. Lievita. Ah, Lievita. Madonna. Dopo dice uno è stupido, per forza. Va bene, Cuccio. Questo qui era giusto un attimo per divertirci insieme, per vedere qualche fusione interessante. E beh, questo era come appunto prendere Mister Sabbio. È un procedimento piuttosto lungo. E appunto, ripeto, la lotteria, il passaggio è quello. Cercate di andare l'ultimo giorno. Quando vedete il ragazzo con la divisa, vuol dire che è l'ultimo giorno. Fate un salvataggio preventivo magari il giorno prima. Controllate bene sempre quando c'è appunto il premio che cercate.
fate un salvataggio preventivo quando lo trovate e poi cercate di raccogliere tutti quanti i biglietti che vi servono se ve ne manca qualcuno. L'ultimo giorno non potete sbagliarvi perché c'è il ragazzo con lo zaino nero, quindi più chiaro di così, ragazzi, non poteva essere il gioco. Bene, per questo video è tutto, domani appunto andremo a prendere, immagino, a combatterlo, a farlo secco. Io vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!